lo sono scritto. Oggi festeggiamo insieme il giorno simbolo della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Negli ultimi giorni di aprile del 1945, al grido di arrendersi o perire, i partigiani ed il popolo italiano ripresero il controllo dei presidi nazifascisti in tutto il nord Italia. Ed in pochi giorni tutte le più grandi città furono liberate. Dopo poco più di un anno da quella data, l'Italia arriverà al referendum per scegliere tra monarchia o repubblica e poi finalmente a poter proclamare la nascita della Repubblica Italiana. A 73 anni di distanza è importante ricordare i sacrifici estremi che il popolo ha fatto per uscire da anni di distruzione e dittatura. Per ricordarci che tutti noi abbiamo il compito di vivere nel rispetto delle regole e delle tradizioni del nostro paese, ottenute con tanta fatica e sangue. Come consiglio d'istituto, che ho l'onore di rappresentare, già 3 anni fa abbiamo deciso di costruire il pennone che utilizzeremo oggi per l'alzabandiera, proprio per ricordare a tutti gli studenti che la mattina varcano i cancelli, che quella bandiera che sventola è il simbolo di valori di uguaglianza e libertà, ed anche di regole e tradizioni che la scuola giorno per giorno insegna e che voi alunni avete il dovere di rispettare e di proteggere, nel rispetto delle differenze che ognuno di noi porta con sé. Ma come si fa a proteggere la pace? Come possiamo noi singole persone riuscire in un compito così grande? Io una risposta me la sono data, aiutando gli altri, aiutando i nostri compagni e chi ha bisogno, senza volerne nulla in cambio. Voglio ringraziare l'assessore comunale Venturini, che già da 2 anni, 3 anni, dall'inizio, ci onora della sua presenza in questo alzabandiera, l'arma dei carabinieri, che fisicamente ci aiuterà a fare l'alzabandiera, i veterani della Guardia di Finanza, eccoli qui, e la polizia locale. E inoltre, soprattutto, il personale della nostra scuola, che, come dire, ogni anno vi prepara, vi fa studiare l'inno, scommetto, a memoria, e vi prepara a questo evento così importante. Grazie a tutti, e a questo punto lascio la parola all'assessore Venturini. Buongiorno, buongiorno a tutti i ragazzi, buongiorno agli insegnanti, buongiorno alle forze armate presenti e alla polizia locale. Oggi per noi è un giorno importante, ieri era un giorno importante, ma giustamente le scuole erano chiuse perché è una festa nazionale, quindi il giorno importante qui oggi insieme lo celebrate oggi. Ed è un segnale importante che una scuola senta la voglia di installare un alzabandiera, quindi complimenti per l'operazione dello scorso anno, ma anche poi di far garrire la bandiera in alto, la bandiera che è simbolo di una nazione, che è simbolo del nostro Stato. Noi veniamo da tanti anni di pace, quindi forse non sappiamo cosa vuol dire la guerra, non sappiamo cosa vuol dire la miseria, non sappiamo cosa vuol dire vivere in un paese tormentato da divisioni, da odio, da repressione, da uccisioni, insomma, situazioni veramente brutte. Noi, grazie anche al fatto che l'Europa è unita, non abbiamo più visto la guerra da 70 anni nel nostro paese. E questo è uno dei più grandi, risultati di questa nostra Costituzione, di questo nostro Stato, di questa nostra Europa. E insomma, nell'ultimo periodo qualcuno vuole mettere in discussione questa situazione, qualcuno forse vuole tornare indietro, ed è forse il momento in cui noi, che siamo la nuova generazione, voi soprattutto, perché io inizio ad essere un po' vecchiotto ormai, dobbiamo ricordare a queste persone che se oggi c'è la pace in Europa è grazie all'Unione Europea e grazie alla Costituzione italiana. Oggi sventolerà la bandiera italiana, sventolerà un simbolo di grandi valori che il nostro paese, di cui il nostro paese è ambasciatore nel mondo. E lo faranno sventolare i giovani e le forze armate, in questo caso le forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, che è un'arma che nella seconda guerra mondiale, in tutti gli episodi del dopo 25 aprile, insomma, ha subito delle grosse ferite. Molti carabinieri sono stati fucilati, sono morti in guerra, sono stati fucilati dopo, sono morti nei campi di concentramento.
e i simboli di questo nostro paese, i giovani e i carabinieri, sono forse la miglior fotografia per celebrare questa giornata. E a loro va il nostro ringraziamento, a tutte le forze dell'ordine, alla polizia, alla guardia di finanza, alla polizia locale, ai soldati che sono impegnati nelle missioni di pace nel nostro mondo. È grazie a loro che la bandiera italiana sventola ed è grazie a loro che tutte le persone che la guardano possono sentirsi a casa e possono sentirsi orgogliosi di essere italiani. E noi oggi possiamo esserlo perché qualcuno prima di noi si è sacrificato e voi oggi lo siete, perché credo che siate convinti che grazie a voi il mondo sarà migliore. In bocca al lupo ragazzi e buon 25 aprile, anche se un giorno in ritardo. Salvo d'acquisto. E anche per... E quindi d'ora faremo l'alza bandiera. Siete pronti? Alza bandiera!